Dicembre è arrivato e quindi che Natale sia! Ciao a tutti, io sono Stefano e bentornati in un nuovo video delle uscite. È arrivato dicembre, è arrivato il Natale ed è arrivata anche la corsa per i regali. Chissà che queste nuove uscite non ci diano qualche spunto. E allora cominciamo subito, però come sempre, prima di iniziare, promotion time, vi invito a lasciare un mi piace, commentare e condividere il video. Iscrivervi al canale e cliccare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati con tutti i nostri contenuti, ma soprattutto per aiutarci a crescere sempre di più. Inoltre sempre qui sotto in descrizione anche i link di giochi che metterò nella mia personalissima wishlist, quelli che ritengo più friccicarelli, insieme ai vostri preferiti ovviamente. Come sempre a voi non costeranno nulla di più, ma così facendo supporterete il nostro canale, aiutandoci a migliorare ancora ed ancora. Inoltre se siete di Padova o comunque nei dintorni vi aspetto anche direttamente in negozio, sia per i vostri acquisti o anche solo per giocare, visto che c'è una ludoteca gratuita. Inoltre sempre qui sotto in descrizione eventuali recensioni per approfondire alcuni aspetti, alcuni giochi e link per tutti i nostri social, sito, Facebook e Instagram, quindi vi aspetto anche lì perché ci sono un sacco di contenuti esclusivi. E inoltre vi ricordo che sempre qui sotto in descrizione trovate anche il link per l'articolo dove sarà aggiornato di volta in volta nel caso uscissero delle notizie che magari non sono attualmente disponibili, quindi dateci sempre un'occhiata. E ora mandiamo la sigla. Sigla! E allora, come sempre, da tradizione, iniziamo da Asmodee, che farà uscire dei giochi alquanto particolari. Iniziamo con il 5 settembre, Quartermaster General East Front. È un rapido e dinamico gioco per due giocatori ambientato sul fronte russo durante la Seconda Guerra Mondiale. Ogni giocatore ha un mazzo di carte unico con il suo equipaggiamento, i suoi uomini e le proprie strategie. Attacchi rapidi e accerchiamenti sono possibili, ma anche difese epiche come quella di Leningrado e Stalingrado. Il coordinamento tra le armate e una strenua difesa sono tutti elementi cruciali per arrivare al successo. Quindi gioco per due a tema bellico, ma non sarà il solo, perché sempre il 5 dicembre, giorno del mio compleanno tra parentesi, uscirà anche Port Arthur, ambientato durante la guerra russo-giapponese del 1904-1905. È il nuovo gioco dello stesso autore di 300 Terra e Acqua, gioco rapido e strategico per due giocatori. Il Giappone, che grazie alla sua potente flotta si prepara a conquistare Mukden, oppure la Russia, che deve impedire gli sbarchi nemici in attesa che arrivi la flotta baltica. Rivivete così i grandi avvenimenti storici in questa serie di giochi profondi ma allo stesso tempo semplici ed intuitivi. Sempre il 5 dicembre uscirà anche Churchill, quindi siamo in buona compagnia. È un confronto politico di cooperazione e competizione tra i tre grandi leader della Seconda Guerra Mondiale. Churchill, Stalin e Roosevelt parteciperanno quindi a 10 conferenze storiche dove discuteremo e decideremo su come sconfiggere l'asse e come consolidare la pace che verrà. Churchill ti offrirà una prospettiva nuova ed originale vista dalla stanza dei bottoni. Ma lasciamo tutto il reparto al momento bellico per aprire il 18 dicembre Soundsfish. Soundsfish è un party game pieno di domande strane con altrettante risposte strane. Otterremo punti quando individueremo le risposte false e quelle che ci sembrano sospette, ma se azzeccassimo la risposta vera troppo presto, beh, andremo a perdere tutti i punti conquistati, quindi dovremo cercare di bilanciare bene le due cose. Molto molto particolare, sapete che a me questi giochi di bluff o comunque questi party game mi ispirano e quindi questo è da tenere sott'occhio. Il 18 dicembre poi uscirà Everdell Farshore. È un'epica avventura in cui esplorerete la fiera regione a nord della vallata di Everdell e costruirete una vivace città marittima. Studiate i venti e salpate in cerca di inestimabili ricchezze. Contendetevi le isole più remunerative prima che si alzi l'alta marea e cercate di essere i primi a rivendicare le mappe che vi guideranno verso i tesori più magnifici.
In questa scatola troverete 4 nuovi tipi di animali per espandere la vostra collezione, nuove meccaniche, un sacco di altri animali, nuove carte, tutte da scoprire. Questa è una nuova scatola base di Everdell, quindi non è un'espansione. Immagino che tenga quelle meccaniche principali di Everdell in una nuova salsa, a quanto pare marittima, direi. Andiamo avanti con la seconda facciata, perché il 18 dicembre uscirà Dungeon Legends. È un gioco di carte cooperativo ambientato nell'antica landa incantata di Avel, che è comunque anche questo un altro gioco. I giocatori, nei panni di eroi, esploreranno le oscure gallerie sotto il castello di Avel, affrontando mostri e pericoli mentre cercano di fermare il male che minaccia il regno. Il gioco si sviluppa in 5 capitoli, infatti ci sono queste scatoline tutte da aprire una dopo l'altra che mi ispirano un sacco, ognuna con regole ed obiettivi specifici. Durante l'avventura i giocatori dovranno sconfiggere mostri, risolvere enigmi e proteggere la superficie dalle forze oscure. Questa cosa a me ispira un sacco, i materiali e i componenti sono fighissimi e quindi non può che finire nella mia personalissima wishlist. Il 18 dicembre poi uscirà Cthulhu Death May Die, paura dell'ignoto. Chissà grazie alla fede o a un'influenza esoterica, i cultisti hanno scoperto un modo per evocare nel nostro mondo i grandi antichi creature leggendarie che seminano orrore e distruzione. Cthulhu Death May Die, paura dell'ignoto, è un frenetico gioco da tavolo collaborativo per 1-5 giocatori e il prezzo per salvare la realtà da orrori arcani provenienti da un tempo e da uno spazio oltre al nostro è la ragione, ma non solo. Quindi siamo disposti a sacrificare tutto ciò per salvare il mondo? Beh, ne vale assolutamente la pena. Il 18 dicembre uscirà Cthulhu Death May Die espansione stagione 4. Questa va a introdurre nuovi investigatori e nuovi episodi, nuove creature inimmaginabili provenienti dal nostro mondo e da altri mondi, ed è compatibile con la scatola Death May Die e Paura dell'Ignoto. Inoltre troveremo anche nuovi mostri da incubo come altri nomi impronunciabili, Nyarlathotep, il grande antico che ci saprà mettere alla prova. Riusciremo a sopravvivere? Ma non è finita qua, perché sempre il 18 dicembre uscirà anche Cthulhu Death May Die Itaqua. È una scatola con un nuovo grande antico che introduce Itaqua o Itaqua, non lo so, forse Itaqua, colui che cammina nel vento, e gli Shantak, suoi empi servitori. Questo grande antico, interamente compatibile con qualsiasi episodio, controlla bufere e violente tormente di neve, ostacolando gli investigatori che cercano di conservare la loro sanità mentale nonostante le raffiche di vento. Chiudiamo tutto il capitolo Cthulhu per aprire Res Arcana Duo, sempre il 18 dicembre. In un rinascimento magico l'alchimia prospera. Gli alchimisti di Vali manipolano la vita, la morte e le essenze elementali per creare artefatti magici, acquisire luoghi di potere e reclamare antichi monumenti. In Res Arcana 2 i giocatori sono maghi alchemici che competono per il prestigio contro il rivale. Dovrete sfruttare al meglio il vostro mazzo personale fatto di solamente 8 carte per creare artefatti ed essenze e reclamare così i monumenti e i luoghi di potere prima del vostro rivale. Questo è un gioco stand alone, quindi completo per 2 giocatori, ma funge anche da espansione per il gioco base precedente e tutte le espansioni sempre precedenti. Quindi se amate Res Arcana, questa è una nuova scatola molto molto interessante, devo dire. Nuova pagina, perché con questo andiamo a chiudere Asmodee per aprire Gaeton Games, che farà uscire anche qui un bel po' di giochi. Il 4 dicembre finalmente, dopo qualche ritardo, usciranno le Mini Crimes, la terza serie con i 6 nuovi casi investigativi dove dovete guardare appunto la scena del crimine e dedurre cosa sia successo, e avremo la miglior difesa, lago di sangue, quasi come l'originale, il fiore cadavere, un intruso di troppo e lago di sangue.
Andiamo avanti perché il 9 dicembre uscirà Kepler 3042. È un coinvolgente gioco di esplorazione spaziale ambientato appunto nel 3042, in un'epoca in cui l'umanità è finalmente pronta a intraprendere audaci viaggi nel profondo spazio. Per avere successo nella vostra missione sarà fondamentale gestire al meglio delle risorse disponibili, esplorando e sfruttando tutto ciò che si troverà sui pianeti della Via Lattea e che avremo l'opportunità di visitare. Questa nuova versione del gioco ha un artwork accattivante che arricchisce così l'esperienza di gioco ma mantiene l'introduzione iniziale di Adrian Fartade, che offre una cornice narrativa intrigante per gli esploratori spaziali in erba. Andiamo avanti perché il 16 dicembre poi uscirà la nuova versione di Gorio. Preparatevi ad ascoltare la tragica storia di questa dama che visse alla corte di questo shogun, che però, ahimè, venne bandita e la sua unica compagnia sono questi gatti. Il suo spirito colmo di rancore tornò poi sulla terra in una forma di Gorio, questo spirito felino. Gorio è un gioco asimmetrico per due giocatori di investigazione e deduzione, ambientato appunto nel mistico Giappone feudale. Il Gorio è determinato a distruggere i preziosi tesori del palazzo. I quattro samurai invece si muoveranno tra le stanze per catturare questo Gorio, che è sì invisibile ma lascerà delle tracce, in una sfida serrata tra oggetti rotti, indagini lampo e percorsi furtivi. Questa nuova versione è stata migliorata per avere dei materiali molto più deluxe, un setup più veloce, un regolamento più snello ed è colorblind friendly, quindi può essere giocato anche da chi soffre di daltonismo senza problemi. Io vi avevo già parlato di questo gioco nella sua precedente versione. Il regolamento, l'ossatura rimarrà quella, quindi comunque vi lascio la mia recensione qui sotto nelle schede. Anche questo sicuramente va a finire nella mia wishlist. Ma andiamo avanti perché sempre il 16 settembre uscirà finalmente 890 Anno Domini, la modalità in solitario. Quindi avremo l'espansione che presenta 6 nuovi scenari inediti per 2-4 giocatori da aggiungere al gioco base, ma soprattutto 8 scenari per il giocatore singolo, quindi per la modalità in solitario con nuovi componenti da aggiungere al gioco base. Andiamo avanti perché il 20 dicembre poi uscirà Squeaky, la nuova scatola che fa parte di quella linea Fluffy Animals. Gli scoiattoli del parco hanno una vista mozzafiato sulla città, ma l'inverno sta arrivando ed è il momento di fare delle scorte di cibo. Squeaky è un gioco di memoria e di set collection che vi farà entrare nei panni di adorabili scoiattoli. In questa sfida la memoria gioca un ruolo chiave perché i giocatori dovranno ricordare con precisione quanto cibo hanno già all'interno della loro tana. C'è la modalità base e quella avanzata che cambia una regola ma cambia completamente la profondità del gioco, molto molto interessante. Ve ne avevo già parlato in anteprima, vi lascio qui sotto in descrizione la mia recensione e credo che molto presto troverete anche il nostro video gameplay. Questo gioco poi sicuramente va a finire nella mia wishlist. E con questo andiamo a chiudere Get On Games per aprire Genos Games, perché il 6 dicembre uscirà Intarsia. Il Café de Paris, un'oasi tranquilla nel cuore di una città frenetica, necessita delle tue abilità di restauro. Ti è stato chiesto di riprogettare il raffinato pavimento in parquet e di impreziosirlo con una serie di eleganti intarsi in legno. In ogni round giocheremo delle carte materiale per pagare un elemento in legno e collocarlo nel punto migliore. Così facendo potremo ottenere anche nuovi materiali e collezionare strumenti, se ne andremo a soddisfare i requisiti. Cercheremo di diversificare le nostre costruzioni e di fare progressi a sufficienza per rivendicare sempre nuovi strumenti e massimizzare il nostro punteggio. In alternativa potremmo anche concentrarci sulla costruzione degli ornamenti più preziosi e prediligere la qualità alla quantità. La gara termina dopo 3 round e chi avrà accumulato più punti conseguirà la vittoria. Questo titolo è ideato dallo stesso autore di Azul ed è perfetto sia per giocatori esperti che per neofiti.
poche regole e tanta profondità, ma con dei materiali davvero, davvero fighissimi. Anche questo va sicuramente nella mia wishlist e spero di riuscirlo a provare in qualche modo perché mi ispira parecchio. Il 17 dicembre poi uscirà Hegemony versione estesa, ripetizione del mese scorso. È un gioco da tavolo competitivo e asimmetrico che attraverso le carte simula le politiche socio-economiche di un'intera nazione. Prenderemo il controllo di uno dei quattro grandi gruppi sociali: la classe operaia, la classe media, la classe capitalista e lo Stato. Questa edizione estesa comprende, oltre al gioco base, anche l'espansione Crisis and Control per incrementare ulteriormente la variabilità e automi per giocare in solitario in questo mastodontico gioco, anche sia bello pesante come peso specifico che come regole, quindi in gioco non per tutti, con un'ambientazione alquanto particolare. Andiamo avanti perché poi il 13 dicembre uscirà Undaunted Battle of Britain, terzo titolo della saga fortunata apprezzata dai giocatori di tutto il mondo. Questo è un gioco di deck building studiato proprio per due giocatori e fortemente immersivo, con una campagna a scenari basata su fatti realmente accaduti. Nel corso di una serie di missioni dovrete lottare per abbattere i velivoli nemici, per distruggere le strutture chiave e affondare le navi per sfuggire ai pericoli. In questo gioco ogni scenario ha un diverso gruppo di tessere paesaggio che dovrete conquistare per poter rivendicare gli obiettivi e guadagnare posizioni di vantaggio. Ma attenzione, i teatri degli scontri aerei sono in costante movimento e se perderete coesione tra i vostri piloti, le comunicazioni, beh, si interromperanno. Questo è un gioco che ha un meccanismo che a me piace un sacco, ma un'ambientazione che mi lascia un po' perplesso. Sapete che a me i giochi di guerra generalmente non piacciono, se non con qualche eccezione. Spero magari di provarlo prima o poi, così magari posso anche ricredermi. Andiamo avanti perché il prossimo gioco all'inizio era previsto per il 13 dicembre, ma poi è sparito, non se ne sa più niente. Me l'avevano comunicato come uscita per il negozio, però non ho trovato poi nessun'altra informazione ed è la seconda espansione per Evergreen. Questa è una affascinante espansione modulare che ci invita ad immergerci in un mondo di piante giganti e funghi straordinari. Questa espansione aggiunge una nuova dimensione al gioco originale, portandoci a scoprire la bellezza e la complessità della natura in un ambiente fantasy. Con un approccio narrativo ed immersivo, cosa molto particolare per questo gioco che è un astratto, diciamo, ci troveremo a pianificare e a sviluppare la nostra foresta, cercando di massimizzare i punti attraverso nuove strategie e tattiche. Il contrasto tra alberi maestosi e funghi misteriosi ci offrirà un'esperienza di gioco unica e coinvolgente. Vedremo se uscirà questo mese oppure sarà slittato a quello successivo. Altro gioco che già dico mi ispira da morire, il prossimo è Horizons of the Spirit Island. Uscirà appunto il 17 dicembre. L'isola è la vostra dimora da innumerevoli albe. Siamo spiriti, una parte essenziale del mondo naturale, ma siete anche qualcosa che trascende la natura. Di recente, invasori provenienti da una terra lontana hanno messo gli occhi sulla nostra isola e la nostra dimora è in pericolo. Questo è un gioco cooperativo asimmetrico in cui ciascun giocatore impersona uno spirito della natura, difende la propria isola dagli invasori, i quali hanno ben poco riguardo per il benessere della terra o dei suoi abitanti nativi. Iniziate con capacità limitate che però andremo a migliorare e sbloccare poi nuove capacità durante la partita. Per vincere dovremo scacciare gli invasori dall'isola distruggendo le loro costruzioni e spaventando i sopravvissuti. Tuttavia saremo sconfitti se l'isola verrà sopraffatta dal degrado, se un qualsiasi spirito verrà completamente distrutto o se agiremo troppo lentamente e non riusciremo a respingere gli invasori prima che si radichino nel nostro territorio. Se tutto ciò vi risuona familiare è perché questa è la versione più accessibile dell'apprezzatissimo Spirit Island, con guida introduttiva e modalità in solitario. Infatti è per 1-3 giocatori, ma se non ricordo male, Spirit Island era per 1-4 giocatori, ma non vorrei dire una boiata, ecco. Questo è sia un gioco a sé stante che anche un'espansione per il gioco base, quindi anche qui si può integrare e devo dire che questo
mi ispira un sacco perché a me i giochi collaborativi di questo tipo interessano sempre. Quindi questo sì, che è nel mio mirino anche da un bel po', devo dire. Andiamo avanti perché andiamo a chiudere Genos Games per aprire Cranio Creation, che il 6 dicembre farà uscire Seti, un gioco molto molto atteso. Noi qui ci immergeremo in un'avventura scientifica che ci porterà oltre i confini del nostro pianeta. Questo è un Eurogame per 1-4 giocatori che ci metterà al comando di questa istituzione scientifica che studia appunto eventuali tracce di vita extraterrestre oltre il nostro pianeta. Ispirato alle attuali ed emergenti tecnologie di esplorazione spaziale, Seti è una sfida ad esplorare pianeti vicini e le loro lune, lanciando sonde dalla Terra e sfruttando le posizioni planetarie in continua evoluzione. Se poi trovassimo delle tracce di vita aliena e trovassimo quindi gli alieni, sono delle cose che andremo a sbloccare nuovi moduli, diciamo, diversi di partita in partita, che andranno a differenziare appunto le diverse partite, in modo da rendere questo gioco sempre diverso. Un gioco a tema spaziale, ma che finalmente ha dei colori, è colorato, è attrattivo e devo dire che ha dei materiali bellissimi. Sapete che a me non piace questo tipo di ambientazione, ma questo gioco devo dire che mi ha davvero intrigato, quindi chissà se arriverà nel mio radar prima o poi. Il 6 dicembre, però, questo ha un qualcosa in più come ambientazione che mi ispira un sacco. Infatti, va nella mia wishlist. Uscirà Inferno. Lasciate ogni speranza voi che entrate. Già questo mi ha fatto dire sì. Fate in modo che la vostra famiglia scali le vette della gloria degli inferi e diventi la più illustre dell'inferno e la più influente nella Firenze del XIV secolo. Conduci nell'oltretomba le anime dei peccatori della città con l'aiuto dei potenti e corrotti signori di Firenze. Aiuta le anime ad attraversare il fiume Acheronte, guidandole nel loro cerchio di destinazione e gioisci nel vedere la tua infamia crescere. Ma attenzione ai guardiani, Cerbero, Medusa, il Minotauro e tante altre mostruosità potrebbero essere alleati od ostacoli alla nostra missione. Ogni volta che la nuova anima entra nell'inferno, Dante farà un passo sul suo percorso verso il Purgatorio, la sua meta finale. Ogni cerchio dell'inferno frutterà punti infamia a coloro che avranno contribuito con più anime alla tremenda visione di cui Dante sarà testimone al suo passaggio. Chi otterrà più punti infamia sarà incoronato vincitore e otterrà la fama di sommo iniquo. Sembra un gioco di maggioranze dove verranno calcolati in base all'avanzare di Dante, che avanzerà in base alle anime che verranno accolte in questo inferno. A me l'ambientazione dantesca piace tantissimo e quindi questo sicuramente vorrei davvero davvero provarlo. Il 6 dicembre poi uscirà anche Fateforge, le cronache di Khan. Cittadini di una terra remota, siete giunti nella meravigliosa capitale di un impero in ascesa. Siete estranei a questo mondo, colmo di spie, mutaforma, assassini e morti inquieti. L'immortale imperatore ha occhi e orecchie ovunque e il suo braccio può allungarsi fino alla vostra terra natale, mentre sinistri disegni vengono intessuti in segreto. Il percorso che seguirete e le vostre scelte potrebbero decretare il fato di tutte le terre di Khan. Fateforge è un gioco d'avventura ed azione, facile da imparare e rapido da preparare, cosa molto importante. La storia può essere suddivisa in sessioni, o meglio in più sessioni di gioco dalla durata di circa 60 minuti, ma l'intera storia si sviluppa su un arco narrativo di circa 30 ore. Fateforge mescola l'azione dinamica di un videogioco e la narrazione articolata di un romanzo fantastico. La meccanica di combattimento richiama la vividezza delle scene di combattimenti dei film d'azione, permettendo inoltre una grande caratterizzazione dei personaggi. Inoltre, l'esplorazione della mappa e i luoghi in cui è ambientata la storia vi caleranno in un mondo variopinto, quindi anche il world building è molto curato, popolato da personaggi che reagiranno alle vostre azioni e che influenzeranno notevolmente le scelte che dovrete fare quando vi troverete davanti ad un bivio. Anche a me questo tipo di meccanica piace un sacco. Questo mese ci sono un sacco di giochi che vorrei.
Dovevo fare una scelta, ma questo sembra davvero molto intrigante. Ma cambiamo totalmente registro perché sempre il 6 uscirà anche It's a Match. È il party game sulle app di incontri dove troverete la vostra anima gemella. Seguite gli hashtag consigliati dai vostri amici e connettetevi ai migliori candidati. Aiuta i tuoi amici a trovare così l'anima gemella. Ambientazione meravigliosa, sembra un party game super super divertente, visto che manca un gioco di questo tipo nella mia wishlist, ci va subito. E anche questo sì che spero di portarvelo perché mi ha intrigato fin da subito, sono mesi che lo vedo in questa lista delle uscite, mi chiedendomi che diavolo di gioco sia e spero di scoprirlo. Chiudiamo in questo modo Cranio Creation per aprire GiochX ripetizione del mese scorso, uscirà Plantanubo a dicembre. È stato il momento più difficile. Nessuno ha voluto ascoltare o fare qualcosa per impedirlo finché non è stato troppo tardi. C'è rimasta solo terra bruciata attorno a noi. Però gli alberi ci hanno salvato, come se sapessero quando intervenire e ci hanno mostrato ciò che contava. Ora sappiamo cosa fare e come aiutare al meglio che possiamo utilizzando le poche risorse tecnologiche che ci sono rimaste. L'energia verde e l'ossigeno sono necessari per far rinascere il terreno e far tornare così la vita, la speranza in questo nuovo mondo. Plantanubo ha degli autori famosissimi, infatti vedendo questi tetra potreste già capire chi possono essere. Vi lascio qui sotto nei commenti, ditelo, vediamo se indovinate. E si tratta di un gioco per giocatori esperti, ben strutturato e con un motore che man mano crescerà durante la partita, quindi costruzione di un motore di gioco che dovrà essere valido per non rimanere troppo indietro. Chiudiamo GiochX per aprire MS Edizioni, che farà uscire il 4 dicembre la nuova versione di Robo Rally, o meglio la versione italiana di questo gioco. Preparatevi ad un'esplosiva corsa robotica di caos e di strategia. Dovete programmare il vostro robottino, quindi con una sequenza di azioni che poi verranno risolte, non sapendo però cosa faranno gli altri. Quindi si scatenerà il caos su questa pista. Raggiungete per i primi tutti i punti di controllo per assicurarvi la vittoria. Quindi ci sono dei checkpoint, dei punti prestabiliti da andare a toccare, cercando appunto di programmare questo robottino, ma poi la situazione generalmente va a degenerare. Personalizzate il vostro robot con miglioramenti unici e dominate la gara. Questo è un gioco con anche qui un autore famosissimo, Richard Garfield, che ha fatto giochi tipo The Hunger, ma anche Magic the Gathering. Finalmente arriva in italiano con questi robottini carinissimi e già colorati, e finalmente potremo giocarci anche in lingua italiana, anche se bene o male era indipendente dalla lingua. Uscirà poi il 4 dicembre anche la seconda espansione per Evolversi Male, gioco appunto di Barbascura, che vi lascio qui sotto in descrizione la mia recensione. Questa volta avremo il Tasso del Male e il Granchio del Cocco. Chiudiamo MS per aprire Need Games, che farà uscire Tale of Carrot, l'ascesa degli eroi, il 4 dicembre. I giocatori assumeranno i panni dell'eroico Carrot, impegnato a difendere il proprio villaggio dall'invasione di conigli minacciosi. Tuttavia, però, la battaglia è impari perché lui è solo e c'è quest'orda gigante di conigli. Quello che può fare è cercare di deviare quest'orda verso altri villaggi, così magari si saziano prima di distruggere il proprio. Iniziate la vostra avventura scegliendo casualmente il vostro eroe. Ogni turno prevede il pescare una carta coniglio invasore dal mazzo e posizionarla su una qualsiasi plancia villaggio. I conigli attaccheranno nella direzione indicata durante la fase finale del turno. I giocatori poi possono anche pescare delle carte avventura, che sono un po' dei bonus o degli eventi da poter utilizzare, e una volta soddisfatte determinate condizioni è possibile usare anche l'attacco supremo del proprio eroe. Se il nostro villaggio verrà distrutto, la plancia si trasformerà in rovine del villaggio e diventeremo uno spirito vendicativo. Continueremo ad influenzare il gioco fino a quando non rimarrà un solo villaggio superstite, decretando così il vincitore. Molto particolare come ambientazione, ma devo dire che sembra molto molto interessante. Chiudiamo Need Games per aprire Lucky Duck Games, che farà uscire teoricamente un gioco
che ho visto un sacco di immagini, mi ispira tantissimo, è il gioco che più attendo tra tutti quanti perché è Unconscious, scusate il mio inglese come sempre, Unconscious Mind. All'inizio del 1900 il neurologo austriaco Sigmund Freud sviluppò una teoria rivoluzionaria chiamata psicoanalisi, incentrata sullo studio dell'inconscio. Mentre il suo lavoro prendeva piede, i sostenitori si riunivano ogni mercoledì nell'appartamento di Freud per discutere di psicologia e di simbolismo dei sogni. Questa congrega, diciamo, venne chiamata la Società Psicologica del Mercoledì e segnò l'inizio del movimento psicoanalitico mondiale. In questo gioco noi saremo i membri di questa società con l'obiettivo di formulare nuove tecniche terapeutiche, stabilire una pratica e diventare il contemporaneo più distinto di Freud. Questo è un gioco, anche qui è un Eurogame, che combina il piazzamento lavoratori, la costruzione di un motore di gioco e degli effetti a cascata della serie faccio questo per fare questo, che mi si sblocca questo e così via. Durante il nostro turno potremo posizionare uno o due idee, cioè dei lavoratori, su un tavolo centrale per accedere a una varietà di azioni come aggiungere tessere al nostro tabellone personale, pescare e giocare carte e muoverci per la città di Vienna. Per trattare i nostri clienti e capire e sondare i loro sogni dovremo gestire una riserva di risorse di intuizione su un quadrante a più livelli. Attraverso i sogni manifesti e latenti, queste intuizioni aiuteranno i nostri clienti a raggiungere la catarsi, sbloccando abilità speciali e opportunità di punteggio extra a fine partita. Sarà poi anche disponibile l'espansione Nightmares che ci porterà nella parte più oscura e spettrale della mente delle persone. Ambientazione fighissima, materiali altrettanto, sembra anche un gioco bello consistente, davvero questo è proprio nel mio mirino, proprio nel centro del mio mirino perché mi ispira da matti, sia come gioco, sia come regole, sia come materiali che come ambientazione. Chiudiamo Lucky Duck Game per aprire Studio Supernova che il 6 dicembre farà uscire Tali e Squali. Vai a pesca prendendo una carta a caso da un giocatore e fai Tali e Squali, giocando una coppia di squali uguali nei tuoi punti. Attiva gli effetti speciali mostrando uno squalo e facendo quello che c'è scritto. Potresti rubare carte, provare ad indovinare chi ha cosa, dover lanciare lo squalo per poi riprenderlo il prima possibile, così da non perdere punti. Vincerà il primo giocatore che avrà in mano solo gli squali giusti. Beh, quali? Squelli, ovviamente. Gioco sembra party game molto divertente con questo squaletto e magari una bella idea regalo per il Natale. Chiudiamo Studio Supernova e apriamo Acheron Games che sempre il 6 dicembre farà uscire ogni stramaledetto Natale. Noi saremo Babbo Natale che, ahimè, ha perso ogni spirito natalizio. Siamo dei pigroni, la produzione di giocattoli è ferma, gli elfi non sanno più che cosa fare. Le feste stanno arrivando e il nostro orgoglio, il nostro spirito natalizio si risveglia. Manca però pochissimo alla fatidica notte e non vogliamo in nessun modo rovinarla. Dovremmo riparare la slitta, riavviare la produzione dei regali e convincere le renne a tornare al nostro servizio prima che sia troppo tardi. Questo è un libro game, un libro gioco perfetto per le feste, devo dire, e che devo dire mi ha attratto appena l'ho visto e quindi va a finire nella mia wishlist sia per il tema molto particolare e boh, sono molto curioso. Chiudiamo Acheron Games per aprire Little Rocket Game che farà uscire la seconda edizione di Secret Identity, nuova versione del pluripermiato gioco. La scatola ora ha dimensioni più compatte, perfetta per portarla ovunque, componenti aggiornati e tantissimi nuovi personaggi che renderanno ogni partita ancora più diversa ed avvincente. È un gioco di deduzione e bluff in cui i giocatori dovranno scoprire l'identità nascosta del personaggio, degli avversari utilizzando carte icona per fornire indizi strategici e intuire i personaggi degli altri. Un'esperienza creativa e divertente che metterà alla prova la tua abilità nel dare suggerimenti intelligenti e interpretare
quelli degli altri. Chiamo così Little Rocket Game per aprire Tesla Game, che il 13 dicembre farà uscire Resaffa. È questa città nel deserto ed è un gioco da tavolo sul commercio e la sopravvivenza in una terra arida. Viaggeremo lungo le rotte mercantili, intraprenderemo scambi commerciali e la lotta per l'acqua, la linfa vitale della città. Aiuteremo nello sviluppo della città costruendo strategicamente canali, laboratori e giardini. In Resaffa ogni decisione dovrà essere un compromesso tra prosperità e bisogno primario di sopravvivenza. Riusciremo a far rifiorire questo reame desertico? È un gioco che è molto particolare per quanto riguarda la scelta delle azioni, che è basata su queste carte, dove ogni scelta appunto sarà cruciale. Ci sono anche 4 differenti tracciati di specializzazione. Commerceremo nel deserto con la nostra carovana e aiuteremo a costruire i canali di raccolta dell'acqua. Modificheremo il nostro mazzo, otterremo nuove abilità e creeremo il nostro punteggio di fine partita. Riusciremo a fare la scelta giusta al momento giusto? Beh, ora chiudiamo Tesla Game per aprire Pendragon Game Studio, che il 13 dicembre farà uscire 2 nuove espansioni per il gioco The Witcher, il vecchio mondo. Il primo è Avventure, 200 nuove carte, esplorazione ed evento per addentrarci in nuovi intrighi colmi di scelte difficili. Incontreremo nuovi compagni e guadagneremo un equipaggiamento unico. La seconda espansione invece sarà Sulle tracce dei mostri, un'espansione un po' più consistente, perché seguiremo le tracce dei mostri per apprenderne le loro debolezze. Incontreremo anche il Witcher della scuola della Manticora. Sulle tracce dei mostri aggiunge ulteriore profondità e molteplici elementi di gioco. La caccia e il combattimento con i mostri, la costruzione del mazzo e lo sviluppo di combo, l'utilizzo di bombe, il potenziamento con i mutagini, nonché nuove carte per i mazzi di partenza. Questa espansione poi contiene anche un nuovo Witcher giocabile della scuola della Manticora, carte azioni avanzate per i Witcher e carte mostro grandi, una per ciascuna delle creature del gioco base del vecchio mondo. Queste carte contengono anche nuove abilità speciali avanzate e 4 attacchi speciali unici per il mostro, legati alle sue caratteristiche nell'ambientazione di The Witcher. Le carte di combattimento speciali poi ci consentirà anche di diversificare gli scontri, perché introducono una nuova meccanica che sono gli attacchi passivi. Chiudiamo Pendragon Game Studio per aprire l'ultima casa, che è Mancalamaro. Ripetizione del mese scorso, il 16 dicembre dovrebbe uscire King of Tokyo Duel. Ogni giocatore sceglie un mostro con abilità uniche e si prepara a lanciare dadi per ottenere vantaggi strategici. Il gioco si basa su un meccanismo di tiro dei dadi, dove i giocatori cercano di accumulare gettoni fama e distruzione. Questa è la versione di dadi e per 2 giocatori del classico gioco King of Tokyo, quindi se amate quella tipologia sappiate che uscirà anche questa nuova scatola. Non era l'ultima Mancalamaro, ma la penultima, perché ora chiudiamo Mancalamaro e apriamo l'ultima, questa volta sì, che è Ludus Magnus, con un titolo che, non amando quel filone, ha comunque instillato in me un po' di curiosità, ed è Black Rose Wars Duel Void, prevista per il 18 dicembre. Un misterioso edificio nascosto a Malta, dedicato agli antichi dei, si manifesta e scompare ciclicamente con le fasi lunari. La Rosa Nera, entità bramosa di potere, invia Alice e il suo oscuro compagno per svelarne i segreti. In questo luogo arcano e vivo, i maghi si sfidano per ottenere il controllo di energie antiche e dimenticate. Questa nuova avventura della linea Duel, in questo caso Void, per il mondo di Black Rose Wars si presenta come un titolo standalone, quindi giocabile, pensato per duelli a 2 giocatori, ma che funge anche da espansione per Black Rose Wars, Black Rose Wars Rebirth e Black Rose Wars Duel Lex. Per chi possiede già uno dei titoli principali, questa scatola aggiunge nuove stanze e componenti per ampliare il gioco. La scuola di magia del vuoto, utilizzabile in Black Rose Wars e Rebirth, con miniature, carte e regole che arricchiscono ulteriormente l'esperienza di gioco. Molto particolare, magari non nel mio genere, però mi ha incuriosito e quindi va a finire nella mia wishlist. Questo era l'ultimo gioco di questo mese.
Finalmente siamo arrivati alla fine, ma come sempre ora tocca a voi. Se c'è qualcosa che ho dimenticato, che esce all'improvviso, che non so, ora tocca a voi. Scrivete qui sotto nei commenti se manca qualcosa. Come sempre l'unione fa la forza, in modo da poter aggiornare anche l'articolo in tempo reale con eventuali novità e nuove uscite. Come sempre spero che il video vi sia piaciuto, che vi abbia aiutato a fare una sorta di recap natalizio delle uscite di dicembre. Come sempre vi invito a lasciare un mi piace, commentare e condividere il video, iscrivervi al canale e cliccare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati con tutti i nostri contenuti, ma soprattutto per aiutarci a crescere sempre di più, soprattutto con questa rubrica che il lavoro è gigante. Inoltre, come sempre, vi ricordo che qui sotto trovate anche i link d'affiliazione dei giochi che ho messo nella mia wishlist per acquistarli insieme ai vostri giochi preferiti. Come sempre, a voi non costerà nulla di più, ma credeteci, ci date una mano enorme per poter crescere e migliorare sempre di più. Come vedete, ho trovato anche l'articolo per le nuove uscite, sempre aggiornato, e i link per tutti i nostri social, sito Facebook e Instagram. Quindi vi aspetto anche lì, perché ci sono un sacco di contenuti esclusivi per quelle piattaforme, come dietro le quinte, giochi a cui andremo a giocare giorno dopo giorno e sbirciare ciò che succede e avere qualche anteprima. A me non resta che darvi l'appuntamento per i prossimi video, perché dicembre sarà davvero pienissimo di cose, ma soprattutto augurarvi, visto che ormai siamo in tema, buon Natale, buone vacanze per chi le farà e tanti tanti auguri. Ciao! Ovviamente a te e a famiglia, visto che è un meme ormai.